Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo ridato Pella la cittadinanza greca. Abbiamo tolto Pella dal regno di... della Confederazione Celtica. Ecco, non mi ricordo già più il nome delle fazioni. Perfetto. Poi, gli Spartani hanno un esercito niente male. E mi fanno un po' paura. Ho paura che dopo siano un bel problema e che io li... dovrò conquistare, però farò del mio meglio. Ora iniziamo a muoverci. Noi siamo in modalità così. Mettiamoci in questa modalità e muovi. No, 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 no. L'altra modalità, remata veloce. E poi dopo andiamo fino ad Anteia e la assedieremo e la conquisteremo. Qui, poi oltretutto, con la furia di Atena, andremo qui e a conquistare Pulpudeva senza troppi problemi. Non dovremmo avere troppi problemi. Quindi direi di tornare. Intanto, Roma sta romando. Non succede niente di che a Roma. In una mia partita mi ricordo che Roma era stata conquistata completamente dalla Dodecapolis etrusca. Figo, figo, figo. È figo quando gli etruschi spaccano i culi. E comunque, a proposito di Etruschi, volevo informarvi che c'è una mod di Rom 2 che non mi ricordo bene il nome, però se voi andate a cercare su Google la potete trovare facilmente, che ti fa sbloccare tutte le fazioni di Rom 2 che si possono giocare sia nella campagna sia nelle partite personalizzate. Nel multiplayer dovete fare qualche tentativo. Io ho provato a fare un tentativo in campagna multigiocatore, ma è stata veramente dura. Campagne battaglie personalizzate non lo so, dovete vedere voi. Comunque, le altre fazioni sono caratterizzate molto bene, potete giocare i Seleucidi, tutte quante. Ovviamente ci sono un po' di bug, però non sono nemmeno troppo caratterizzate bene tutte queste fazioni, però comunque ci sta, non è male. Vi consiglio di provarla. Il Siracusa è stato conquistato dai Veneti. Ma che cazzo sta su... sta succedendo un casino. Boh, quindi andiamo qui a Pulpudeva e la conquistiamo. Possiamo anche fare risoluzione automatica, per quanto mi riguarda. È una battaglia troppo facile. Ok, occupiamo. E abbiamo raggiunto un nuovo livello di Imperium. Ora posso emanare più editti. Posso sostenere il costo di altri eserciti, flotti e agenti. Molto bene, mi piace. Vediamo un attimo qui a Anteia che cosa sta succedendo. Intanto direi di incitare. E avveleniamo, va. La guarnigione. Vediamo un po'. Ah, non ci siamo riusciti. Beh, pazienza. Andiamo a conquistare via mare Anteia. Questa qua invece non possiamo permetterci di autoselezionare. Dobbiamo per forza fare la battaglia. Quindi un assalto via mare. Molto figo, eh. Mi piacciono gli assalti via mare. Sarà che da quando ho visto la battaglia di Acque Nere della seconda stagione di Game of Thrones mi piacciono tutte le battaglie d'assedio navali. Non lo so. Comunque, vediamo un po' come sarà figo. Non ho preso troppe battaglie navali in questa serie al momento, perché ho solo combattuto sulla terra. Sono andato a conquistare Cnosso, però non è stata proprio una conquista via mare, perché alla fine sono arrivato lì con l'esercito, l'ho fatto sbarcare. Ho avuto un bel po' di problemi, molti voi ricorderanno. Mi hanno fatto imbestialire. Sono stati troppo forti, troppo. Dobbiamo fare attenzione a non farci abbordare dai nobili traci, perché ho scoperto che i traci hanno una fanteria corpo a corpo che può essere facilmente la più forte del gioco. So che i nobili traci come unità
hanno 95 d'attacco ed è tantissimo. Io farò un attacco via mare non c'ho voglia. Perché la cioè un attacco via mare, un attacco con la pioggia non c'ho voglia. E un attacco invece con clima asciutto va benissimo. Possiamo sbarcare così. Mettiamo tutte le navi così, avevo idea. Punti dove sbarcare, guardiamo un attimo la mappa. Dovrebbe esserci qui, libero, qui, qui e qui. Però io tipo preferisco qui. Forse anche qui si può. E qui. Vediamo un attimo comunque. Iniziamo la battaglia. Direi di andare nell'abbordaggio. Ah no, questi qua se ne vanno subito via terra. Dai, tutti, vediamo se riusciamo a muoverci. No, improbabile, però. Dai, ci proviamo. No, non ce l'abbiamo fatta. Sbarcano subito. Non c'hanno voglia di andare contro di noi. Va bene. Andiamo. Innanzitutto, queste diere qua con calderoni incendiari a me piacciono troppo. Troppo, troppo, troppo. Sono fortissime. Mi piace far esplodere le navi. Sono un po' strano, sì. Però mi piace far esplodere le navi. Ah, qua c'è solo uno spazio libero. Quindi dovremmo far sbarcare praticamente tutta la nostra flotta qui. L'altra parte della flotta dove la facciamo sbarcare? Qui non possiamo. Qui! Fin qui. Ma far sbarcare basta, non si può, eh. Allora facciamo sbarcare di qui. Ah, voi dovete ancora sbarcare. Direi. Sbarcate. Una qui. E una qui. Ah, tu dove stai andando? Boh, sbarchiamo. Ovviamente i miei uomini non saranno bravi nel corpo a corpo. Però, infatti, avrò un po' di problemi con i nobili traci. Cioè, questi guerrieri traci. Però faremo del nostro meglio. Mi pare che a distanza, però, possiamo farmi un po' di male. Vediamo. Dai. Sbarcate tutte. Quante? Qui? Benissimo. Guardate che sbarcano. Questi qua sono tutti peltasti leggeri. No, i peltasti leggeri sono forti. Niente di male, dai. Oh, tu dove sbarchi? Sbarca qui. Sono tutti peltasti tranne il generale con fromboliere. Dovrei farcela in teoria. A distanza. C'ho tutto un esercito ranged. Dovrei farcela. Forse se sistemo l'esercito in strisce. Forse ce la faccio. Devo organizzarmela bene perché se sti qua mi arrivano nel corpo a corpo mi fanno malissimo. Ma veramente tanto. Sono il problema più grande. Forse posso anche. Innanzitutto facciamo sbarcare tutte le nostre unità. Senza indugio. Dai. O qua in fila indiana vanno. Dai, tutti insieme in fila indiana. Giavellottisti. Sì, dovrei farcela. I peltasti sono forti, quindi. E anche i giavellottisti. Non saranno arcieri di Knoss, però. Muoviamoci tutti quanti. Mettiamoci qui. Formazione. Tutto da tiro, eh. Devo stare sulla difensiva. Ci sta però qualche unità corpo a corpo, no? Dai. Tutti quanti, venite qui. Bellissimi. Mancano sti due. Tutti a posto, nessuno stanco.
Sì, ok, quindi boh. Mettiamo un attimo a visuale cinematica. Guardate, esercito. La mia flotta. Tutti, cioè l'equipaggio della flotta alla fine. Questo qua è la mia flotta, però. Vabbè, è sbarcata. Missile infantry ready. Direi di andare qui e sparare a loro e fargli tanto male. Dare contro loro. Concentrare completamente il fuoco e dovremmo farcela. Sì, perché quante unità ho? 4, 10 unità. Sì, dovrei farcela. Sì, 10 unità che ti attaccano contemporaneamente, non hai troppe chance. Mettiamoci tutti qui. Ah, ritirata. Ah, tutti quanti tiro, eh. Che nessuno attacchi corpo a corpo. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Boh, sta svolgendo in nostro favore senza un perché. Dai, che li tirate giù. Dai, ritiratevi tutti quanti, via, via, via. Ah, dai, si stanno ritirando, via, 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 via. Ah, nessuno si ritira. Benissimo. Mio Dio! Guardate! Fa il crocifisso! Bellissimi! Tutti qui, adesso. Sì, riesco a crocifiggere tutti, così. Che bello. Guarda quanti morti! Vanno giù che è una meraviglia. Adesso li calpesto. Dai. Benissimo. Se ci va bene, forse perdiamo anche nessuna unità. Cioè, nessun uomo. Bel tasti sono forti del corpo a corpo. Ni. Sì, per tasti reali sono forti, però questi per tasti non mi pare. Non eccelgono. Non eccelgono, mio Dio. Grammatica, vaffanculo. Non sono bravi nulla in corpo a corpo, mi pare solo i per tasti reali. Ok, adesso facciamo un rush dentro le mura. Che non sono nemmeno mura. C'è dentro la città, dentro il centro cittadino. Non c'è nessuno proprio, eh. Ah. Qui, schermagliatori, tutti, tutti qui. Tutti quanti attaccate. Dai, attaccate, attaccate. General! Slingers! Il nostro generale è sotto attacco! Cioè, sì, sono uno sputo e loro si lanciano le cose. Potrei anche andare corpo a corpo se mi va, eh. Però non mi va, solo con questi qui. Dei giavellottisti che vanno nel corpo a corpo, che bello. Guardate!
Guarda che giavellotto che c'è sto qui. Guardate come combattono. Bravi. Via 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 via. Attaccate. Ah, quello l'hanno beccato in testa. Bello, abbiamo vinto, credo. Oh, manca forse ancora un'unità. No, intanto io mi conquisto la piazza. E se esce... Ah no, abbiamo vinto. Bella. Niente di difficile. Siamo sbarcati, abbiamo preso, ce ne siamo andati. Abbiamo perso 41 uomini, 2 per il fuoco amico, e ne abbiamo ammazzati 182, il nemico ne ha persi 4 per il fuoco amico. Fuoco amico c'è sempre. Ah, bello. Che bello lanciare i giavellotti ovunque. Bellissimi giavellotti, li adoro. Ok, quindi abbiamo conquistato 2 città in uno stesso turno. Occupiamo, ovviamente. E ora direi, a Fulpudeva innanzitutto cambiamo tutto quanto. Facciamo delle caserme degli Ozzeres. Qui facciamo un tempio di Zeus, che così diffondiamo la cultura. Facciamo un porto qui. E non possiamo più fare nient'altro. Io direi di stare un attimo qui e mandare quest'altro esercito in nell'ultima città, Odessos. Che poi il nemico di sicuro mi farà qualche invasione via mare con quest'ultima unità che gli è rimasta. Quindi direi, dopo la conquista di Odessos e l'eliminazione totale del regno osidirico, confederazione celtica come si chiama, possiamo anche pensare ad Atene, che sarà il nostro problema più grande dopo, perché Atene è forte. Quindi, ah già sì, posso migliorare tutti questi soldati, posso migliorarli tutti così, d'amblè. No, ne devo migliorare uno alla volta, che bello Rom. Ottimizzato. Lo faccio che così rendo le armi dei miei soldati un po' migliori. Questo qua mi pare che fosse l'esercito da tiro, se non erro. E ok, ora direi di andare su. Costruzione. Che così possiamo fare l'acquedotto sotterraneo, che ci sta, che mi pare che riduca le possibilità di avvelenamento, malattie, tutte queste merdate varie. Rende anche l'insediamento più sano. Siamo Atene, dai, ci sta. Mettere acquedotti. No, no, non so se gli ateniesi facevano acquedotti, però mi sa di civile qualcosa, un acquedotto. Non è qualcosa da militare. Beh, i romani facevano acquedotti dappertutto, però hanno conquistato mezza Europa. Quindi, non lo so. Ah, comunque, giocando alla mod che vi ho detto prima, ho notato un bel po' di cose. Innanzitutto, ci sono certe fazioni, tipo gli Etruschi, i Seleucidi e i Bactri, che sono veramente molto caratterizzate nella campagna. E io penso che c'è una buona probabilità, ci metterei un degli Etruschi magari un 20%, dei Bactri un 80%, i Seleucidi li hanno già annunciati, e via, che ci saranno come DLC, perché sono veramente caratterizzati alla stragrande, molto bene, sono anche in una posizione particolare,
Poi se le uccidi i Bactria sono entrambi i regni successori, quindi ci sta un regno successore in più. E intanto andiamo a conquistare adesso. Besieging settlement. Laying siege to the settlement. Ah, ok, bene. Direi di iniziare l'assedio. C'è la furia di Sabazio, che hanno una balista. Oddio. Poi c'è il tumulto. Poi gli eserciti di guarnigione, le flotte di guarnigione. Direi di attaccare subito, che così tagliamo la testa al nemico. E ok. Questo qua è ormai un esercito forgiato da 1000 battaglie, la paura di Deimos. C'è pure un'unità di grado argento, che le unità di grado argento sono veramente potenti. Ho anche del buon tiro, che non è che ce l'ho da molto, sì, asciutto va benissimo in questo esercito, però ci sa fare. Se non erro, questa mappa qua è la stessa di Apollonia e non mi piace assolutamente. Cioè, non è che non mi piace la mappa, non mi piace che tutte le mappe siano uguali. Non mi piace assolutamente. Dovrebbero far qualcosa, però, boh, pazienza. Non è questo che definisce un bel gioco o brutto gioco. Però ci starebbe qualcosa in più, tipo di mappa. Ok, mettiamoci qui e andiamo. Le Drakkar intanto ci sono. Che belle che sono le Drakkar, però. Qua sono i ritraci. I rinforzi nemici si stanno Anche avvicinando. questi. Questi invece sono nobili traci. Questi qua sono tostissimi. Fanno malissimo. Qua hanno 100 di attacco corpo a corpo questi. Tostissimi, fanno paura. Ah, sono già qui. Mettiamoci in posizione. Questi qua sono solo da tiro. Dovremmo aver troppi problemi a farli neri. E andiamo subito con gli Hopliti in carica. Tutte le mie altre unità corpo a corpo, cioè da tiro, direi che non devono far nulla. Il nostro generale è sotto Mio attacco. Dio, la balista. La balista. Quanto fa male. Ecco, arcieri, prima. Andate tutti a tirare contro la balista. Mio Dio. Odio le baliste. Cioè, le adoro quando le utilizzo io. Ovviamente. Stupido. No, mi fanno troppo male. Da die già 10 uomini. Troppo male fanno. I nostri uomini vacillano. Vorrei vedere se ti arrivano dei colpi di balista addosso. Dai, vediamo se riusciamo a bloccarli tutti. Il generale nemico è morto. Sì, il generale è morto. Ottima notizia. Ok, bene. Direi che la battaglia è praticamente vinta. Possiamo rushare tutti quanti in piazza. Non tengono mai la formazione, però, nei Total War. Mi dà fastidio quando non si tiene la formazione. Qui. Ok, devo anche arrivare questo esercito qui, che però non è nulla di che, tranne i nobili traci che mi fanno paura sempre ogni volta che li vedo. Guarda gli Hopliti, bellissimi. Questo qua è ferito, piccolo. Morirai presto allora.
Direi. Ready qui. Ready qui. Alcuni qui. E altri qui. Generale, mandiamoli di incursione. Ok, qua vanno a distruggere le aiuole. Molto bene. Direi che abbiamo quasi annientato un regno bello potente in nulla. Oh, qua possiamo anche lanciare una carica. Oh, che carica. Mio Dio, che carica. Oddio. Ci sono rimasto, bocca aperta, seriamente. Che carica è? Mi ha fatto paura. Porca puzzoletta. Che male. Che figo che è questo gioco. L'abilità schiaccia è bellissima. Vediamo se riusciamo a fare una carica. Non è stato tutto aspetto come carica, però ci ritiriamo subito. Via 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 via. Generale, no, non mi morire. Il generale è morto. Niente. Fatto una fine stupida. Mi ero esaltato troppo con la carica dei lancieri Impeus. Andiamo contro i frambolieri, dai. Ok, attacchiamo a distanza in questi frambolieri qui. Ah, i guerrieri traci, cioè no, questi qui no. A voi vi voglio qui. Il nostro nemico ha perso un punto di vittoria. Sì, questa voce qua è del commentatore di Halo. Ogni volta che la sento in palese, lui. Non può essere nessun altro. Mio Dio, datevene. I nostri uomini vacillano. No, in generale non si deve ritirare. Ok, ora possiamo velocizzare al massimo. Aspettare. Non devo fare la carica ai nobili traci. Mi hanno fatto troppo male. Abbiamo vinto. Roma, partita a modestissimi inizi, è tanto cresciuta da essere ormai oppressa dalla sua stessa grandezza. Sì e no. Non lo so, alla fine io penso che i romani abbiano sconfitto i romani, nessun altro, perché beh, oltre lì le popolazioni barbariche, però i romani sono indeboliti a tal punto che i barbari li hanno annientati, perché alla fine i romani hanno sempre avuto invasioni barbariche, fino a dei tempi della Repubblica. Solo che quelle lì, beh, c'era Attila che è stato cazzuto, proprio cazzuto, cazzuto, però... Del resto ero indeboliti all'interno. La nobile fine.
Cioè, mi sta venendo una tristezza zoffa. Careno, è morto. No, adesso sono triste. Dopo devo farmi una terapia di gatti. Ah, ok. Vediamo un po'. Io sono gli oligarchi o i magistrati? Mi pare di essere i magistrati. Sì, quindi metto Isidoro come generale. We hunger for battle. No, adesso sono i magistrati i leader. C'è l'ultimo oligarca, è un ammiraglio. Potrei uccidere, però. Ma intanto non dovrebbe essere un problema per Ready for orders. Back down on them. me. Ok. Bene. Non facciamo nulla. No, sì, facciamo qualcosa perché sennò ci Your attacca. orders. Prepare Andiamo qui. for battle. Facciamone il culo. È una battaglia, uomo no, uomo a uomo. E li abbordiamo. Lo ammazziamo. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ok, innanzitutto ho un'idea. E quando ho un'idea è sempre qualcosa di geniale. Siccome l'esercito di guarnigioni, la flotta di guarnigione, non possono essermi tanto utili. Perché ovviamente non sono un esercito fisso, ma sono un esercito di leva. Posso utilizzarlo per mandarlo alla carica contro gli stupidi. Oddio quanto unità c'ho. Quindi, tutte le mie unità, che non fanno parte della mia flotta, ma fanno parte dell'esercito di guarnigione, le manderò a morire. Dopodiché, praticamente gli farò abbordare dal nemico. E intanto che il nemico sarà occupato nell'abbordaggio di questa unità fantoccio, lancerò i miei temibili. Non mi ricordo come si chiama l'esercito. I miei temibili. Lo chiamerò. Quindi, tutti abbordate. Some say by Hephaestus himself. I do not claim such an honor, as it is an honor enough to lead you into war. I do claim, though, that I desire victory above all else. To arms! Set arms! Guardate le balene, che belle. Molti mi hanno chiesto cosa succede alle balene se tu ci passi sopra, vanno sott'acqua. Niente di che. Comunque. Guardate la mia flotta, che bella però. Aspetta, facciamo tipo una visuale cinematica. Aspetta. Troppo in su. Così. Guardate. Che belle sono queste navi. Mi piacciono le navi dell'epoca antica. Sono bellissime. Ecco, guardate cosa fanno le balene. Quando ci vai vicino, vanno sott'acqua. Ovviamente sto mandando questa unità al macello. Non so. Sì, l'avevo già detto prima. Ah, e le mie diere le utilizzo tutte al corpo a corpo. Hanno abbordato una delle nostre navi. Ok, sono cascati dritti dritti nella mia trappola. Li abbordiamo anche, che magari gli facciamo un po' di danno. Hanno abbordato una delle nostre navi. Our missiles await your orders. Transport ships at your command. Crewed and ready. Orders? Yes, commander. Assault ships ready for orders. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso.
Bene, stiamo andando, non lo so come stiamo andando. Stiamo andando, diciamo. Hanno abbordato una delle nostre navi. Io non ci sto capendo niente, ragazzi. Le mie tiere incendiarie dove sono? I nostri uomini vacillano. Sono qui, l'altra è qui. Tiera incendiaria, ti voglio lì. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Sì, lo so che stanno scappando, però... Our missiles await your orders. Support ships ready! I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Oddio, che cazzo sta succedendo? Non ci sto capendo più nulla. Oddio, non capisco nulla. Cosa sta succedendo? Support ships ready and waiting. Hanno abbordato una delle nostre navi. Willing and able. To the oars, as you command. Yes, commander. Show them steel. Get at them. Ah, mi hanno distrutto una nave. Completamente. I nostri uomini vacillano. Oddio, oddio, sono nella merda. General, fire! Ready and awaiting orders. Perché in ste battaglie navali faccio schifo tanto? Support ships at your command. Yes, command. Ready for order. Un'intera unità è stata sbaragliata. Reporting. At your command, support ships. Via, via, via. As you command. Victory! Hanno abbordato una delle nostre navi. Dai, che gli incendiamo il culo. Orders understood. Dai. Dai. Mi sa che stiamo perdendo qui. Il nostro generale è sotto attacco. Hack them down. Weapons ready. Our missiles await your orders. Assault ships ready for orders. Get at them. I nostri uomini vacillano. Support ships at your command. Ready, willing and able. Yes, yes, oh merda, non dirmi che stiamo perdendo qui. I nostri uomini stanno scappando dal ho campo di battaglia. Ho fatto una sconfitta stupidissima. Com'è possibile che ho perso così? Ma che è successo? Sta andando tutto bene. Capisco, stavo andando benissimo. Ho perso tutta la flotta. Spero di no, però. Sì. Che stupido. Oh, che stupido, che stupido. Quando non si tratta di due navi, io non sono bravo. No, nella flotta io sempre in Rom ho fatto schifo. Cioè, in Total War generale. Da imparare in poi sul prossimo schifo con la flotta. Prima era facile, automatizzavi. Vabbè, sconfitta onorevole, ci sta. Cristene, Cristene navale, gli araldi del tritone, vabbè. Vabbè tutto, sì, dai. We hunger for battle. Dopo dovrei andare qui a fargli il culo via mare. Sempre. Facciamo un tempio di Atena qui. Qui non possiamo fare nient'altro, direi di tornare. Ah già. Comunque. It is an honor to serve. Andiamo un attimo qui. Scorte audaci? No, facciamo...
Sì, difensori della nave. E mettiamo come vital generale guerriero 2. Comunque, gente, per questa puntata è tutto. Vi consiglio di votare e commentare. Ci sentiamo la prossima. A proposito, lo so che molti di voi magari non gli piacciono le altre serie e seguono il mio canale principalmente per Rome Total War. Però vi volevo ricordare che sto facendo un'altra serie su Crusader Kings 2, abbastanza ambiziosa, che passerò dal 1300 fino al 1800 con la mia dinastia che ho creato, la Brancazzo. Andate a vedere, date una chance se volete. Quindi ci sentiamo alla prossima, gente. Dario è tutto, ciao.